tantissimi davvero i fedeli a San Giovanni Rotondo per Padre Pio. Torniamo lì con Patrizia Fanelli, che aveva un'altra ospite importante. Sì. Stavamo parlando di uno dei frutti di Padre Pio e questo grandissimo ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. La dottoressa Miglionico è oncologa nel reparto di pediatria. Che differenza c'è nel fare questo mestiere in un ospedale come questo voluto e costruito da Padre Pio, grazie a Padre Pio, è un ospedale qualsiasi? Se ami la tua professione, se vuoi fare il medico, se vuoi fare l'operatore sanitario o comunque lavorare in un grosso ospedale, già lo fai bene. Se poi conosci lo spirito del fondatore, che ha voluto, vede, Casa Sollievo, non ospedale, non policlinico, non Casa Sollievo, dove però l'assistenza si coniuga con la ricerca e dove l'assistenza non è solo un somministrare terapie, fare esami, dove significa anche proprio accogliere, abbracciare l'ammalato, la sua famiglia, il suo stare male, è qualcosa di diverso. È un ospedale che deve riflettere necessariamente quella luce di cristianità. Una missione nella missione. Cristina, se abbiamo un attimo di tempo, ti vorrei presentare uno di questi cittadini del mondo che sono venuti molto qua per la veglia, però, che ha un'esperienza velocemente la sua esperienza. Lei era un non credente. Io non ero un non credente, però ci siamo trovati io e Padre Pio di fronte senza volerlo. Lui pescatore di uomini e io pescatore di pesce. Lui mi ha fatto prendere un pesce che io era impossibile prenderlo, pescare quel pesce. E ho detto, Padre Pio, fai che cieca di un occhio e gli mette la mano in bocca. Abbiamo preso questa, una ricciola da 47 kg, nel momento in cui l'abbiamo messa a bordo e l'abbiamo girata, alla ricciola ci mancava l'occhio. Ma da allora? Da subito. Incredibile. Da allora lei è un buon cristiano. Incredibile davvero le storie. Anni, finché mi dà la salute e la forza di venire a San Giovanni Rotondo, io sarò sempre qua. Certo, incredibili davvero. Grazie. Patrizia, le storie che ruotano intorno a questa figura. Si parla tanto di...